Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo un cappello super facile e veloce, super caldo e soprattutto questo è un altro progetto adattissimo anche alle super principianti. Per questo progetto ho scelto il morbidissimo Best, lavoreremo l'intero progetto con l'uncinetto numero 8, vi servirà anche un marker e ovviamente il fantastico ago. Partiamo subito avviando un cerchio magico. All'interno del cerchio magico andremo a lavorare 8 mezze maglie alte. Naturalmente la prima mezza maglia alta la sostituiamo con 2 catenelle. Quindi 2 catenelle e altre 7 mezze maglie alte all'interno del cerchio. Ho fatto quindi un totale di 8 mezze maglie alte, posso tirare la codina, entro nella seconda catenella delle prime due e chiudo con una maglia bassissima. A questo punto devo fare un aumento in ciascun punto. Un aumento significa lavorare 2 mezze maglie alte in ciascun punto. Naturalmente la prima la sostituisco con 2 catenelle. Quindi 2 catenelle, subito un'altra mezza maglia alta. Vi consiglio di mettere un marker nella seconda catenella perché sarà il punto in cui andremo a chiudere il nostro giro. Quindi io continuo a lavorare 2 mezze maglie alte in ciascun punto per tutto il giro e alla fine ovviamente otterrò un totale di 16 mezze maglie alte. Ecco qua, sono arrivata alla fine, lavoro anche il mio ultimo aumento, posso togliere il marker, entrare quindi nella seconda catenella delle prime due e chiudere il giro con una maglia bassissima. Questa operazione ovviamente la dobbiamo fare in ciascun giro. E a questo punto, come vi dicevo, abbiamo 16 mezze maglie alte, dobbiamo continuare ad aumentare. In questo terzo giro faremo un aumento e una mezza maglia alta, un aumento e una mezza maglia alta e così via per tutto il giro. Quindi parto sempre con le mie 2 catenelle che corrispondono alla mia prima mezza maglia alta più un'altra mezza maglia alta. E ho fatto così il mio primo aumento. Se volete posizionate sempre il marker. Dopodiché lavoro una mezza maglia alta nel successivo punto. Quindi la sequenza da seguire è un aumento, ovvero 2 mezze maglie alte nello stesso punto e una mezza maglia alta. Quindi faccio qui un aumento, lavorando appunto 2 mezze maglie alte nello stesso punto. E nella maglia successiva invece una sola mezza maglia alta e quindi dovete continuare a lavorare questa sequenza, quindi un aumento e una mezza maglia alta per tutto il giro e alla fine di questo giro ovviamente avremo un totale di 24 mezze maglie alte. Arrivati alla fine ovviamente chiudiamo sempre nella stessa maniera, ovvero entrando nella seconda catenella con una maglia bassissima. Continuiamo ad aumentare, per prima cosa naturalmente lavoro l'aumento, quindi lavoro 2 mezze maglie alte insieme nello stesso punto, dopodiché lavoro una mezza maglia alta nei successivi due punti, quindi la sequenza da seguire è un aumento e 2 mezze maglie alte. Quindi ricordatevi di mettere il marker nella seconda catenella per ricordarvi appunto dove chiudere il giro. Dopodiché faccio un aumento, quindi lavoro 2 mezze maglie alte e poi lavoro una mezza maglia alta e una mezza maglia alta, quindi nei due punti successivi.
E ovviamente continuate a lavorare questa sequenza di un aumento e due mezze maglie alte nei due punti successivi per tutto il giro. E naturalmente chiudiamo sempre con una maglia bassissima nella seconda catenella. E a questo punto abbiamo 32 mezze maglie alte. Continuiamo ad aumentare, quindi la prima cosa appunto è l'aumento, dopodiché lavoriamo i tre punti successivi con una mezza maglia alta, quindi andiamo sempre ad aumentare in progressione. Quindi un aumento e tre mezze maglie alte e avremo alla fine un totale di 40 mezze maglie alte tutto intorno. E ovviamente arrivati alla fine tolgo il marker e chiudo con una maglia bassissima. Prima di procedere volevo farvi notare che il mio lavoro non è piatto, ma anzi è già ricurvo, già un po' la forma diciamo del cappello, e questo è voluto e lo ottengo lavorando con un uncinetto in meno rispetto a quello che avrei usato con questo filato. Avrei usato almeno un 9, un 10 e sto lavorando con l'8. Detto questo, continuiamo il nostro lavoro, continuiamo ad aumentare, quindi vado a fare subito un aumento nel primo punto e in progressione vado poi a lavorare i successivi 4 punti con una mezza maglia alta. Quindi vado a fare il mio primo step è l'aumento, e posizionate sempre il marker nella seconda catenella e poi lavoro i successivi 4 punti con una mezza maglia alta. Questo è il nostro ultimo giro di aumenti. Alla fine di questo giro avremo un totale di 48 mezze maglie alte tutte intorno. Vi ricordo che trovate le indicazioni scritte di questo tutorial nel mio sito, vi lascio il link sotto al video nell'info box. Ecco qua, abbiamo finito di aumentare e lo so perché sono arrivata a un diametro di circa 17-18 cm, che è il diametro che mi serve per una circonferenza di circa 56 cm. Tutto questo lo spiego in un video dedicato, che si chiama Cappelli e Cappellini, dove oltretutto trovate anche una tabella con le misure standard e vi spiego come appunto capire come aumentare, quanto aumentare in base alla circonferenza della testa. Comunque vi lascio anche di questo il link sotto al video nell'info box. Torniamo al nostro lavoro, quindi una volta individuato il vostro diametro dobbiamo andare a lavorare le maglie così come si presentano, quindi una mezza maglia alta in ciascuno dei 48 punti che abbiamo adesso, e lo dobbiamo fare per un totale di 6 giri. Quindi io vado a farmi questi 6 giri di mezze maglie alte, quindi maglia su maglia semplicissime, dopodiché vediamo come proseguire. E dopo 6 giri questo è il risultato, e a questo punto il nostro cappello misura circa 17 cm. Quello che dobbiamo andare a fare ora sono altri 2 giri di aumenti, partendo da dove abbiamo lasciato gli aumenti. Quindi abbiamo lavorato 4 maglie, un aumento e 4 mezze maglie alte. Adesso andiamo a lavorare un aumento, dopodiché andiamo a lavorare 5 mezze maglie alte. Quindi un aumento, 5 mezze maglie alte per tutto il giro, questa è la sequenza, e alla fine di questo giro avremo un totale di 56 mezze maglie alte. Naturalmente chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella e adesso vado a fare un altro giro di aumenti, l'ultimo. Quindi sempre in progressione faccio un aumento e 6 mezze maglie
alte, quindi un aumento e lavoro i successivi 6 punti con una mezza maglia alta. Chiaramente se dopo questa sequenza, quindi un aumento e 6 mezze maglie alte, avremo alla fine di questo giro un totale di 64 mezze maglie alte. A questo punto abbiamo terminato con gli aumenti, dobbiamo fare giusto una piccola rifinitura e in questa fase finale, diciamo, il cappello misura circa 21-22 cm. La rifinitura che andiamo a fare è un giro di punto gambero, ovvero una maglia bassa lavorata al contrario, quindi faccio una catenella, punto l'uncinetto, vedete, nel punto dietro e vado a fare una maglia bassa, semplicissima, solo appunto si dice gambero perché viene lavorata all'indietro, al contrario. Vi lascio il link della lezione dedicata al punto gambero sotto al video nell'info box. Quindi io proseguo a lavorare questa piccola rifinitura tutta intorno, quindi in ciascun punto, e poi continuiamo il nostro progetto. Arrivati alla fine, io faccio così, giro il lavoro, entro in questa asolina e chiudo con una maglia bassissima. Prima taglio il filo, naturalmente non occorre lasciare codine eccessivamente lunghe, taglio il filo e lo chiudo, vedete, così, con una maglia bassissima. Poi andrò a sistemarmi le codine. Vi faccio vedere da vicino la rifinitura, vedete, con il punto gambero. Adesso devo andare a fare invece 3 giri di punto catenella. Cosa significa? Semplicissimo. Dovete andare, diciamo, inserire l'uncinetto in questo buco che è, diciamo, il terzo. Quindi contate 2 mezze maglie alte e nel buchino che vedete subito sopra inserite l'uncinetto. E andiamo a fare questi giri di punto catenella agganciando, vedete, il filo in questa maniera. E lo portiamo su e adesso devo entrare in ciascuno di questi buchini, vedete, questi di tutto questo giro. Quindi cosa faccio? Aggancio il filo sottostante, cerco di farvelo vedere ma non è molto pratico, molto comodo con la camera. Quindi aggancio il filo, lo porto fuori, lo faccio passare nell'asolina. Tirate leggermente il cappietto per ancorarlo meglio, dopodiché seguo proprio la linea di questo giro. Quindi aggancio il filo e lo porto dentro, vedete, all'asolina, facendo di fatto delle catenelle. E quindi proseguo così mano a mano per tutto il giro, vedete questo effetto? Ora vi consiglio di mettere un marker qua nella prima, diciamo, catenella fatta. Così avete un punto di riferimento chiaro, perché io ho scelto di andare tono su tono, altrimenti potete anche cambiare colore. Quindi, ricapitolando, io entro, vedete, in questo buchino e nel successivo. Vedrete che è semplicissimo poi e vi verrà proprio spontaneo seguire proprio la linea. Io proseguo e poi vi dico come continuare. Arrivati alla fine, lavoro un'altra catenella proprio nell'ultimo spazio disponibile, quindi questo prima del marker, attenzione, quindi aggancio il filo e lo porto dentro. Dopodiché, senza toccare il marker, mi sposto, vedete, proprio qua sotto, sotto la prima catenella e proseguo a lavorare tutto intorno. Vedrete che è semplicissimo. Quindi inserite, vedete, proprio qui sotto la catenella fatta e andate avanti per tutto il giro. Ne faremo poi un altro di giro, quindi un totale di 3. Intanto vi faccio vedere, vedete come viene la rifinitura? Ecco, io proseguo fino a ritornare, diciamo, più o meno nel marker e poi proseguirò ancora sotto.
Ecco qua, sono arrivata anche alla fine del secondo giro col punto catenella e ne devo fare un terzo, quindi proseguo, vedete il marker mi serve solo come indicazione, però poi lo vedrete ad occhio e vado sempre appena sotto all'ultimo giro di catenelle fatte e proseguo così ancora un giro. Quindi farò un totale, come dicevo all'inizio, di 3. Quindi continuate così, vi faccio vedere intanto l'effetto, vedete? E questo darà anche maggiore forma al nostro cappello. Arrivati alla fine, quindi vado a fare l'ultima catenella, taglio il filo e vado a ricreare, diciamo, l'ultima asolina con l'aiuto dell'ago. Quindi qua posso togliere il marker, sfilo il mio filo, prendo il mio ago e adesso attenzione, entro sotto queste due asoline, vedete? E rientro in mezzo all'asolina della, diciamo, ultima catenella. Dopodiché vado a fare un piccolo nodino per tenere fermi le due codine, diciamo quella finale e quella iniziale, e chiaramente andrò anche a sistemarmi poi tutte queste codine, quindi sia queste due che naturalmente quella finale del punto gambero, e ricordatevi anche della prima, che è quella del cerchio magico. Vi faccio vedere diciamo la rifinitura con il punto catenella, ecco qui. A questo punto possiamo realizzare la nostra rosa. Andiamo ad avviare 44 catenelle, sto usando sempre l'uncinetto numero 8, quindi vado a fare 44 catenelle. Fatte le 44 catenelle, entro nella seconda catenella a partire dall'uncinetto e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto una catenella di base e nella successiva lavoro una maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle, salto una catenella e nella successiva lavoro una maglia bassa. Quindi proseguo in questa maniera ovviamente fino alla fine delle mie catenelle. Quindi faccio 2 catenelle. Salto una catenella e lavoro una maglia bassa e così via. Ecco salto la penultima e nell'ultima lavoro una maglia bassa e si saranno creati questa sorta di archetti che adesso andiamo a riempire. Per prima cosa faccio una catenella, giro il lavoro e nel primo archetto lavoro 3 mezze maglie alte. Dopodiché faccio una catenella e lavoro nel successivo archetto una maglia bassissima, una catenella e di nuovo 3 mezze maglie alte nell'arco successivo. Quindi dobbiamo ripetere questa sequenza. Una catenella, nell'archetto successivo una maglia bassissima, una catenella e di nuovo 3 mezze maglie alte. Di nuovo una catenella e una maglia bassissima nel successivo spazio. Una catenella e così via per tutto il giro. Lavoro nell'ultimo spazio 3 mezze maglie alte. Chiudo con una maglia bassissima in questa prima maglia bassa. Posso andare a tagliare il filo, lasciate una codina qui un po' più lunga perché adesso andremo ad arrotolare il nostro lavoro per realizzare la rosa e con questa codina lunga andremo poi a cucire la rosa e poi la rosa sul cappello. Quindi la prima cosa che faccio è con l'aiuto dell'ago, con questa piccola codina, intanto fisso il primo pezzo, diciamo, della rosa in questa maniera, quindi semplicissimo. Lo vado a cucire, diciamo, un pochino, lo arrotolo leggermente, cucio e poi vado a nascondere questa prima codina.
Dopodiché inserisco l'ago invece nella codina, quella lunga, e continuo e finisco, diciamo, di arrotolare tutta questa striscia per ottenere appunto il mio fiore che andrò a cucire insieme, vedete, in questa maniera. Quindi date qualche punto dietro, cercando di prendere un po' tutti i giri in modo da fissarlo. Dopodiché andrò a cucirla anche sul mio cappello. Ecco qui, mi sembra sufficiente. A questo punto riprendiamo il cappello in mano e andiamo a appunto cucire la nostra rosa semplicemente sul cappello. Quindi fate le vostre prove su dove volete posizionare la rosa e poi sempre con l'aiuto della codina che abbiamo lasciato lunga, proprio per questo e il fantastico ago andiamo a cucirla. E questo sarà il risultato finale del nostro cappello. Avete visto, è semplicissimo da realizzare. Forse qualche passaggio per le super principianti può essere un pochino più difficoltoso, ma insomma, non eccessivamente. Quindi, come vi dicevo all'inizio, l'introduzione è assolutamente adatto alle super principianti. Io adesso ho scelto di farlo, vedete, tutto dello stesso colore. Nessuno vi vieta di fare la rifinitura, con il punto catenella in un altro colore, abbinandolo alla rosa di quest'altro colore, oppure di cambiare solo il colore della rosa. Qui ovviamente sta sempre a voi, alla vostra creatività, soprattutto al vostro gusto. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, anzi, come sempre vi invito a farmelo sapere nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere nessun tipo di aggiornamento, attivate anche la campanellina e io come al solito vi lascio all'end card, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!